Ed eccoci in diretta, siamo in diretta anche oggi con un ospite da Roma, Giuseppe Mannino. Buongiorno a lei, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Chi è Giuseppe Mannino? È difficile dirlo. Ieri noi eravamo in collegamento con Iesi con una infermiera poetessa scrittrice. Abbiamo fatto un incontro nel quale non abbiamo capito se abbiamo parlato di poesia, di sanità, di arte, perché è difficile scindere le cose. Con lei sarà ancora peggio, perché lei è artista, pubblicista, quindi un collega, poeta, scrittore, pittore, scultore, presidente del Consiglio Comunale di Roma, quindi attività amministrativa, avvocato, insomma non ne usciremo, non so come. L'ultima cosa, è morto di fama. Morto di fama, no, vivo di fama per adesso e speriamo ancora per molto. Mi hanno levato 10 anni della mia espressione di avvocato. Ecco, allora, intanto lei arriva a Roma dalla Sicilia, lei arriva da una realtà che è una realtà contadina di un paese della Sicilia e arriva fino a fare il presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale. Cioè, un percorso incredibile. Com'è che dalla Sicilia è arrivato alla vita politica amministrativa? Ma ci sono arrivato, io dalla Sicilia sono venuto quando mi sono iscritto all'università. All'università i miei non mi potevano mantenere e mi sono dovuto mantenere lavorando. Io facevo di notte il telefonista notturno, allora si chiamava fare dating, una cosa del genere. Per cui mi sono mantenuto. Guarda caso, siccome evidentemente dovevo avere qualcosa nel mio strato, ho fatto il sindacalista scoprendo alcune cose che non le dico. Un contratto che è stato fatto con, insomma, è inutile, però mi sono messo in vista come sindacalista. Poi nel frattempo mi sono laureato in giurisprudenza e mi avevano offerto addirittura di fare il dirigente alla SIP, che poi nel frattempo era diventata, ma io ho detto che non era possibile, che se uno fino a ieri faceva sindacalista stava contro la società, perché ne hanno fatto di cose che era necessario, per cui era necessario un sindacalista onesto, e poi di colpo se viene nominato dirigente, e ho cominciato a fare l'avvocato, perché mi sono laureato proprio poco prima di lasciare la SIP. Ho avuto la fortuna di andare in uno studio di un grande avvocato, l'avvocato Mario Paone, fratello Remigio Paone, cioè uno che aveva una sua storia, una grande storia, al punto che era stato emarginato anche durante il fascismo. Però questa esperienza mi è servita moltissimo. E poi ho cominciato a fare l'avvocato, facendo l'avvocato mi sono accorto che c'era una situazione in Italia sul problema della casa in cui c'erano non so quanti milioni di disgraziati che avevano pensato di risolvere il problema della casa sfruttando magari lo smobilizzo delle grandi proprietà immobiliari, che siccome la casa non rendeva più, l'hanno frazionato il palazzo, ma parliamo di centinaia, forse qualche milione di abitazione, e l'hanno venduta ai poveri che erano senza casa, con tutto l'inquilino. E questa storia è diventata un dramma, gente che veniva sfrattata senza casa, che aveva la casa e che non riusciva ad entrare. E ho fatto, devo dire, una grande battaglia. Grande, proprio grande, al punto di aver toccato qualche interesse, chiamiamolo,
Tant'è che insomma io ero nel mirino delle Brigate Rosse, ogni tanto chiamavano, dice dove sta il, ero, ho fondato l'UPP, si chiamava l'Unione dei Piccoli Proprietari, esatto, mi occupavo dei grandi proprietari immobiliari e il, certo. Questa cosa indubbiamente deve aver urtato, io credo, la Democrazia Cristiana, perché non faceva niente a favore dei proprietari, perché c'era il tetto, alla sinistra le avevano le case, quindi dice, invece le case le avevano loro. Certo. Non le poi, potevano fare. Insomma, poi parliamo di Roma, poi parliamo di Roma, non, Roma non è una città come le altre. Roma la cosa non ha funzionato in tutta Italia, è stato certo. Veramente una cosa storica in questo paese. Nessuno si era mai occupato di questo, di questo problema. Poi alla fine ho lasciato quando in pratica ho risolto in qualche maniera, in buona parte l'ho risolto, ma era difficile la soluzione. E ho fatto l'avvocato, mi sono occupato per molti anni, fino a quando non mi venne un'idea bizzarra, perché ne avevo di fare un campo da golf a Roma. Se io le dico questa è stata la mia rovina, lei non ci crede. Faccio questo campo, le dico quanto ne passo, per quanto me ne hanno fatto passare. Dove venivano grandi personaggi. Tra questi venne pure Rutelli, che io avevo conosciuto così. Rutelli a cui ho insegnato a giocare a colpe. Una volta stava alle porte di Roma. Ho insegnato a giocare a colpe. E poi, con questa amicizia, lui si ricandidava per la seconda volta, sto parlando del 1997, e mi chiese se ero disponibile, visto che ero, ero popolare abbastanza, e poi mi occupavo di questione dei cittadini. E io feci questa lista civica e fui eletto in Consiglio Comunale e feci il vicepresidente vicario, poi di fatto fatto il presidente. Ecco, da qui è venuta tutto il seguito. Io vorrei leggere, perché una cosa, non so se a voi, cosa a voi è sfuggita, il primo pezzo che c'è nel libro l'Italia nel pallone è una lettera che è una cosa che io scrivo a mia madre, dove è stata pubblicata anche l'anno scorso tra le lettere d'amore. Io non avevo un grandissimo rapporto, i miei genitori sono rimasti in Sicilia, poi un mio fratello che poi è venuto, portato qui, io è venuto a Roma, lavorava a Roma e i miei genitori hanno lasciato la Sicilia e sono venuti a Roma. Io li vedevo pochissimo perché ero impegnato con questo campo da golf. A un certo punto, un giorno, c'era mio fratello che veniva lì e gli chiedo, scusate, come stanno i vecchi? Mio padre si chiamava Francesco, in Sicilia Ciccio. Cioè Ciccio sta lì a litigare con gli asini. Mio fratello aveva un paio di asini. Noi l'abbiamo avuto, sì, ce l'ho pure qui in campagna. Isabella è partita in viaggio, dico. Ma che è andata solo in Sicilia? Dico, quando mai? Dico, non si sono mai mossi. No, in Sicilia, dice, a Lourdes. Per che cosa? Dice, per un voto. Oh, un voto, perché che disgrazia abbiamo avuto? Dico, non mi pare che c'erano. Dice, no, per Tia, mi fa il mio fratello, per Tia, cioè per sé. Mia, dico, ma che è questa minchiata, scusa l'espressione, proprio così gli ho detto, che ho fatto io? C'è per le elezioni, ma quale elezione? Dico, eravamo i primi di luglio del 96, che le elezioni si dovevano tenere, ne ha avuto uno, dico, ma è ancora un po' parlare. No, dice, non per queste, quelle dell'89, quindi un po' anni prima, e che c'entrano queste? Dice, mamma ha fatto un voto alla Madonna dei Lourdes perché tu non venissi eletto. Oh, dico, meno male.
Io in verità non sono stato eletto per 3-4 voti, avranno pure qualcuno imbrogliato, non è questo, ma non mi sono pentito. Però tutti quelli che sono stati eletti, se fosse stato eletto avrei dovuto fare l'assessore all'urbanistica, dove giravano il piano regolatore che si doveva fare, insomma non le dico in verità, mia madre mi ha salvato da queste cose. Però come faceva mia madre a sapere? E tutti quelli che sono stati eletti, tant'è che io avrei potuto rientrare perché ero il primo dei non eletti, sono andati a finire tutti in galera, buona parte di quelli. E io mi sono salvato, dico, grazie al voto di mia madre. La cosa incredibile, e io sottolineo in questo libro, in questo racconto che faccio, come faceva mia madre a sapere? Tangentopoli era venuta nel 93-94, come faceva nell'89 a sapere che io rischiavo? E effettivamente rischiavo. Comunque è finita, poi dopo quando mia madre è tornata è andato lì, nel frattempo effettivamente io mi sono dovuto candidare e fare una lista civica a novembre. E sono stato eletto, anzi con un ottimo risultato. Ecco, questa è un po' la storia. Sono andato a mia madre e gli ho detto, ma per cortesia, non fare cose, guarda che non si ruba più, ho detto. Ecco, questo è l'inizio, si può dire, della mia vita politica, dove io certo. Però lei comunque era anche una vita artistica. Sì, nel frattempo la vita artistica c'è stata sempre, perché io vengo da Granite, si chiama, le Gole dell'Alcantara, che è un paese, adesso lo dico con orgoglio, molto bello, e che ha visto grandi personaggi. Di recente è uscito addirittura un pezzo che io ho recuperato, in cui si diceva che il Granite è la culla dei vizi. Di Granite era il mio padrino, cugino carnale di mia madre, Peppino Mazzullo, grande scultore, ma grande davvero. Per cui io con l'arte ho avuto a che fare da sempre, però non è che fosse così impegnato, ero più impegnato sullo scrivere, sulle cose. Poi alla fine, quando stavo all'università, mi hanno chiesto di fare, c'era una mostra per gli universitari, e io devo dire l'ho fatto e la cosa ha avuto grande successo. Da lì sono partito. Il mio curriculum, io credo che sia, voi l'avrete visto, cioè, ho fatto alcune cose storiche. Una di queste è il monumento alle foibe, cui dopo cercherò di ritornare. Il monumento alle foibe che è collocato lì a Roma, sì, nel piazzale delle foibe proprio. Quindi io ho fatto una grande battaglia, ho toccato un argomento, non so perché mi trovavo sempre a fare grande battaglia. Si parla di 30.000 foibati, qualcuno dice che non erano 30.000, uno mi fece il cavolo una volta, gli ho detto, ma non erano 30.000, di che quanti erano? Ma erano 15.000, 15.000, quanto passano 15.000, dico. E poi 600.000 persone sono dovute scappare da quei territori, lasciando casa, lasciando tutto. Sono andate sparse per il mondo. A Roma c'era addirittura un quartiere totale, che è il quartiere che dove vivevano questi, nelle casette che durante il fascismo sono servite per gli operai che facevano l'euro, che lavoravano all'euro. Ecco, questa è stata una delle cose più, credo, più importante, che mi è costato. Io per fare quella mostra sono andato a Berlino, perché in Italia non me la facevano fare, non le dico, ero presidente, addirittura io presidente, il monumento è stato inaugurato dopo, quando io ero uscito da 2-3 mesi,
il direttore del servizio del Sardegna diceva che non si poteva fare questo momento perché c'erano problemi politici da risolvere. Si tratta di mettere in risalto insomma, comunque poi è stato fatto, buona parte via spese, e questo è uno. Si parlava di memoria, questa è un'altra battaglia, l'ho dovuta fare per il monumento ai caduti per la liberazione di Roma. Guarda, sto parlando di cose che non qualcun altro, purtroppo ho dovuto farlo a spese mie. E lo volevano, c'era Vassalli che mi ha dato una mano, mi ha fatto addirittura nominare presidente di un comitato per fare questo. Non c'era un monumento a Roma, e lo volevano a Piazza Venezia, che ricordasse questi 5.000 morti che ci sono stati e tutto quello che poi è stato, come si dice, la cacciata dei nazifascisti. Ecco, questo monumento io l'ho fatto. L'ho fatto fare, l'ha fatto uno scultore di Viterbo, paternesi, quindi non è, diciamo, ed è adesso sta appoggiato in un lato, perché purtroppo. La terza cosa è la casa della memoria. Quando io racconto, ma sono scritte tutte queste cose qui, non è che io dico, certo. No, le abbiamo viste, infatti. La casa della memoria era l'ultima seduta del Consiglio Comunale, 2006, marzo, si rinnovava il Consiglio a giugno, ed era l'ultima seduta formale del Consiglio Comunale. Io appena iniziato la seduta, io ho fatto si faceva la conferenza dei capigruppi per stabilire i lavori che si dovevano fare, le libere da approvare, e appena mi siedo, mi fa il segretario generale, mi dice, guardi, ci sono due delibere che fanno, oggi le deve fare. La seduta era all'indomani, quindi non... Perché c'è una è la casa della memoria. E vabbè, che problema c'è? Dice, è vero che ci sono problemi. E l'altra c'era una variante che poi alla fine. Sempre, la variante a me non importa. Dico, della casa della memoria, guardi che io oggi, stamattina, ho ricevuto una lettera del sindaco in cui mi si invita all'inaugurazione della casa della memoria, che sta vicino. Il carcere di Regina Celia, non c'era la casa della memoria. Arriva la cosa, il capo, quello lì che è il capo delegazione, diciamo, del centro-sinistra, mi dice, presidente, se mi dà la parola così io faccio una proposta, mi sono messo d'accordo con gli altri e così facciamo presto. Mi dà la parola all'onorevole. Il consigliere comunale di Roma per legge sono onorevole, non è che era. E allora, allora lui fanno questo e questo, e non cita le due delibere che scaturiscono. Guardi, me uno non mi interessa, della seconda, della casa della memoria, vi ricordo che c'è il sindaco che ha mandato già l'invito per l'inaugurazione. Ah no, dice, non è possibile. Non è possibile. Ma questo che è del centro sinistra, non faccio il nome per non farlo. Certo. Dice, ah no, dice, guardi, io mi sono puntato, dico, no, guardi, mi dispiace, io non la faccio cadere la proposta. E lui e questo mi disse, guardi, testuale parole, dice, da quando qua il presidente si punta su una questione personale? Ho dato un punto sul tavolo e per poco lo spaccavo. Quale questione personale posso avere io per la casa della parola? Tutto cretino. Comunque, ho messo, siccome tutti gli altri erano contrari, ho messo, ho detto va bene, io poi dopo l'avrei convocato uguale, perché non c'era bisogno, loro dovevano dare un parere. Insomma, non la misi all'ordine dei lavori, sapendo che l'avrei dovuto mettere per forza. E me sono andato, la seduta, non le dico quello che è successo, mi chiamavano
No, ma come? Qui bisogna farlo, allora è andato a dire al capo della maggioranza, era colui che coordinava, il coordinatore della maggioranza, centro-sinistro, sindaco Veltroni, centro-sinistro, ovviamente. No, ma alla fine ho dovuto cedere, perché ho dovuto rifare un'altra volta, un'altra conferenza di capigruppo, un'altra cosa. Comunque, la cosa si è farsa. Però credo che questa cosa abbia, come si dice, non mi abbia giovato, tanto è vero che io sono stato emarginato per questo, nonostante avesse avuto fatto il mio dovere per quasi 10 anni. Certo, ma questi problemi ci sono a Roma, ci sono in tutte le città, ma a Roma si sente di più l'influenza della politica, del governo, dei ministri. C'è nel comune la pressione, e dall'altra parte magari del Vaticano, cioè si sentono queste pressioni nel comune di Roma? No, devo dire che sì, ci sono questi problemi, però ci sono queste pressioni, non c'è dubbio, ma le pressioni a Roma, la questione più delicata era il piano regolatore. Il piano regolatore è quello che si è fatto sotto la mia presidenza, devo dire. Quindi ho risolto questo problema, un pochino cadevano, o meglio, non comparivano. Con il Vaticano c'era un rapporto così. Devo dire che Veltroni non era ovviamente cattolico, ma affari suoi, non è questo. E quindi, ma insomma, abbiamo avuto, io ho avuto un grande rapporto. Che non le dico, abbiamo fatto assieme, ne ho parlato l'altra volta, però certo. Non c'è dubbio che la presenza del governo, la presenza di tutte le ambasciate, di tutte le cose che ci sono, La grande stranezza di come è combinata Roma con questo centro che praticamente non fa circolare le auto perché non ci sono, e poi tutta la periferia, qui ci sarebbe da fare un grandissimo discorso che io ho dato veramente un mio grandissimo impegno. Voi dovete pensare che Roma è stata costruita per, chiamiamolo così, due terzi sulla periferia romana abusivamente. Quindi tutte queste cose comportava una serie di problemi, che non era sufficiente la sanatoria. Dovevi fare la sanatoria, dovevi portare le insogne, l'acqua, i servizi, le piazze, le cose, i parcheggi, e tutta compagnia bella. Questo fu il vero grande problema di Roma. Senza contare che c'erano alcuni rioni come Ostia, la parte di Cesano, c'erano tutta una serie di situazioni. E in questo io devo dire che ho avuto un ruolo e ho scoperto anche piccole, quello che aveva la macchina, perché c'era per legge i consiglieri comunali dove avevano diritto ad un rimborso per la macchina, e là c'era uno che prendeva 1.500 euro di indennità e poi ne pigliava 7.000 per la macchina, perché era in base alla macchina, tipo macchina. Certo. E qui ho scoperto facendo le piante, devo dire. Però se non sbaglio erano anche gli anni di preparazione del giubileo, no? Prego? Non erano anche gli anni di preparazione del giubileo? Si preparava anche il giubileo allora a Roma, quindi anche quello è stato una... Ma c'era pure la questione del giubileo, ma questo che dico io è che sono le piccole cose che in fondo poi facevano... Certo. No, sul giubileo noi abbiamo fatto il nostro dovere, devo dire. Uno di quelli, nel 2000 ero presidente, quindi sotto questo aspetto Roma ha dato la sua grande mano.
quello che non ha potuto fare è quello lì di creare un sistema, come dire, noi ci trovavamo veramente in questa situazione delle borgate, che erano quelli che avevano bisogno di maggiore attenzione, di maggiore risorse. Questo ancora oggi credo che duri, anche se le cose sono andate un po' migliorando. Certo, ma lei riporta, lei è, abbiamo detto, amministratore, ha fatto l'amministratore, ma è difficile scindere il ruolo di amministratore da quello di artista. E lei ha scritto molto. In quel periodo, non so se un po' prima, un po' dopo, nasce il libro L'Italia nel pallone, dove riporta molto della sua esperienza. E gli argomenti trattati sono in buona parte di quel periodo. Il libro l'ho scritto dopo. Dopo, certo. Del 2008. Io avevo un giornale che si chiamava Grand'Angolo e molte di queste cose però le avevo scritto anche in precedenza. Però devo dire che io non ho avuto nessun riscontro su questo aspetto. Forse perché certo, la casa editrice era ritenuta di destra, ma non credo che sia, solo, sia questo l'argomento. Però le cose che ci sono, che io ho scritto, sono pure di istruzione. Ce n'è per esempio alcune dell'impegno nel sociale che io ho avuto, oppure c'è una delle situazioni che... ecco, dalla parte dell'etica, se voi prendete questo articolo dalla parte dell'etica, se io ve la racconto, la cosa dice, ma come sia possibile? Certo, no. Non avendo trovato una definizione dell'etica politica, mi sono elaborato il concetto ricorrendo alla mia esperienza personale, avendo avuto modello il personaggio di Don Chisciotte. Io ho illustrato il Don Chisciotte in edizione Bresciana, quindi conosco benissimo, ho fatto un sacco di cose, ho fatto mostre in tutto il mondo sul Don Chisciotte. Il Cavaliere di Mancia sognava un mondo migliore, senza ingiustizie, e lottava per questo, sempre a favore dei deboli, senza conoscere i beneficiari delle sue battaglie, senza aspettarsi ricompense. Credo che con un esempio terra a terra sia questo un comportamento etico. Si può raggiungere una sorta di orgasmo per un comportamento etico che ha dato i suoi frutti. Ho provato questo piacere in numerose occasioni durante la mia attività pubblica. Una in particolare merita di essere raccontata perché è anche un esempio di mala amministrazione. No, ma io non ve lo leggo perché sono due pagine, quindi vedo che... Però il fatto è da... Se vuole, casomai poi qualche brano... Certo, qualche brano... No, se riusciamo poi lo facciamo. Lei però anche... lei è coautore, lo diceva l'altra volta, ci diceva, lei è coautore con due personaggi, Quasimodo e Papa Wojtyla, di un'opera. Sì. non è una cosa da poco. Devo ripetere, l'altra volta l'ho detto, abbiamo un rapporto incredibile, straordinario, perché lo vedevo 3 volte all'anno e in occasione del... Cominciamo dal... dai primi dell'anno, quando noi con il Consiglio Comunale andavamo a fargli visite in Vaticano. Poi c'era un ulteriore, che era praticamente l'8 di dicembre, lui veniva a fare la piazza, fino alla Piazza del Popolo, dove c'era la statua della Madonna, quindi veniva tutti gli anni e ovviamente il sindaco non se ne occupava perché, ripeto, non era cattolico, andavo io, quindi rivedevo con il Papa, gli portavo. Poi c'era un'ulteriore situazione, un ulteriore incontro, che era alla fine dell'anno, al Te Deum,
c'era questa prassi che venisse consegnato dal Consiglio Comunale, quindi dal Presidente, un calice d'oro a Sua Santità. E questa cosa mi toccava farla. Poi c'erano tante altre situazioni in cui io avevo modo di vederla. Questa qui della Cantata della Pace non posso me la ricordo come fosse ora. Io avevo scritto il pezzo, la Cantata della Pace, il mio, sì, il testo che tutto il resto, era solo il mio testo. Siamo andati a portarlo dalla Sua Santità e lui, quando l'ha visto, mi ha detto: bravo, bravo. Pure io ho scritto una cosa sulla pace, ma lui non guardava, però mi ha detto: Santità, ma allora ce la dia. E poi è venuto uno dei suoi collaboratori, ci ha dato questa cosa, e qui è venuta fuori una questione. Qua Simone non c'era, quindi eravamo due, io e il Papa. Io e il Papa, quelle Orchestra del Cuore di Santa Cecilia. Quelle di Santa Cecilia dicevano, avevano preparato già il... Ecco, io ve lo faccio rivedere. Questo, bellissimo, sì. Concerti del Giubileo. Che parte, ecco, che chiusura... questo è quello ufficiale. Quello della... Certo. Dicevano, allora non avevano fatto questa cosa con Pesco Portante di Giuseppe Mannino con un intervento era più a voce ed era qua che leggeva la cosa, veramente devo dire una cosa, in tutto il mondo è stato tradotto in tutte le lingue e rappresentato in tutto il mondo. Mettono, dice, allora Giuseppe Portante, Giuseppe Mannino con un contributo di Carlo Wojtyla. Carlo Wojtyla lo mettere per secondo, mettetelo per primo, no, perché non è quello il testo a cantare la pace, la canta lei, ne porta a me, che si porta a voi. E c'è, state presentando un testo che è del Papa. Anzi, cerchiamo di magnificarlo di più. Alla fine dico, guarda, vado in ordine alfabetico, per fare le cose io conoscevo di Quasimodo, avevo conosciuto pure Quasimodo siciliano, e che aveva un testo, gli ho detto, guarda, c'è un altro testo, però lo mettevi in ordine alfabetico proprio per tagli accorto, quindi vuoi dire, Quasimodo, Carlo vuoi dire quasi ma è Giuseppe Mannino. E da qui nacque la cosa. Devo dire che questo mi ha, così come poi gli ho dato la cittadinanza onoraria, un atto del Presidente del Consiglio, e gli ho portato, è stupenda queste cose, gli ho portato la delibera, tutte cose, certo, su carta speciale, sulle cose nel Vaticano, quando siamo, è venuto pure per pronto. Quando sono andato lì, ho detto, Santità, vi abbiamo dato la cittadinanza onoraria di Roma. Lui, tanto così, non guardava in faccia. Sì, bravo, grazie. Ci avrebbe impiegato 25 anni per darmelo. Era il 25esimo anniversario dell'anno. Quindi... ricordi che poi un'altra volta ero andato a fine anno, io ho una mia figlia, la più grande, che si è sposata in Germania, in tedesco, e avevo un figlio, siccome il marito non era cattolico, insomma sto bambino non è, sapendo la fine dell'anno poi io andavo da questo, mia figlia mi chiamando mentre stavo per strada, mi fa, dice, perché non gli dice la Sua Santità se gli dà la benedizione? E io quando sono andato via a casa per farglielo dire il pensiero e tutte le cose, io ho detto, se ne dovete fare una cosa, io ho detto così, guarda, c'è mia figlia che ha un bambino, purtroppo è sposata con un tedesco, non è cattolico e non è battezzato, mi ha chiesto se si potete dare la benedizione, e questo uomo si chiama, è stata la benedizione, lui, ecco, ma ne potrei citare tantissime di queste cose. Quindi c'era un bel rapporto dal suo punto di vista umano anche. Sì. Peraltro,
quanto non ci fosse, ma lui è venuto, ha parlato, veniva spesso in capitoli. Certo. Lei viene un po' definito, un po' si autodefinisce, un po' viene definito un Don Chisciotte della politica, del resto ama molto Don Chisciotte, però fra le cose che mi hanno colpito è che sull'Everest c'è una bandiera della pace che ha dipinto lei. Sì. Anche questo non è una cosa da poco, sull'Everest. Avere una propria opera sull'Everest, di fatto è un'opera, una bandiera. No, come non l'ha portato un grande personaggio, Stefano D'Arrigo. E infatti. No, Stefano, adesso lo fondo con Stefano. Certo. Vabbè, ha portato uno che faceva il trasvolatore, che addirittura questo era rimasto nella storia, un grandissimo personaggio. C'è anche un Era sull'Everest, cioè anche le foto. Certo. C'è anche un'altra cosa che lei ci deve spiegare, io sono andato a cercarlo, ma lei ci deve spiegare perché nel vocabolario non c'è che cos'è la lapa. Perché lei ha scritto un testo sulla lapa che non esiste. È un... La lapa è l'ape, quella della Piaggio, che erano le prime che facevano con la cabina, a tre ruote, no? Un moto, chiamiamola così, un moto furgoncino a tre ruote. E questo è dietro, davanti si mettevano le persone, c'era questa specie di gabinetta che avevano fatto. E io lo fa, a 14 anni mi hanno messo in mano una mese per fare una mano alla famiglia. Indebitata per farci studiare, ma questa è un'altra storia. E qui racconto di questo tizio che aveva l'ape, che aveva una maialetta, noi la chiamiamo la troietta, che voleva che facesse andasse dal maschio e facesse i figli. E questa storia è un pochino delicata, forse evitiamo di raccontare. No, questa lapa serviva per portare questa maialetta. Questa maialetta faceva lavoro lì, chi aveva trovato era sull'Alcantara. Quindi questo doveva fare il suo viaggio, perdeva mezza giornata. C'è tutto un intreccio, finché alla fine gli hanno detto che se doveva mangiare erba, oppure queste cose che si usano se danno anche alle galline, grano. Certo. La cosa era che se andava a mangiare direttamente l'erba, quindi aveva bisogno di rinfrescarsi, e quindi vuol dire che non era, doveva ancora. Certo. Se andava a mangiare dall'altro lato, dice invece... Era soddisfatta, quindi aveva consumato. Questa storia, questo tutti i giorni faceva. Una volta doveva andare nella vigna, chiese alla madre, alla moglie, di andare a controllare. L'aveva lasciato, però non poteva aspettare da lasciare che cosa aveva mangiato. Guarda, quello che aveva mangiato, non lo so, perché a me pare che non ha mangiato niente, né da una parte né dall'altra. La cosa che ti posso dire è che questa sta sulla lapa. Dietro sulla cosa, in attesa che tu la porti da sola tu rompevi. È bellissima questa storia di questo del compare della mia, insomma, forse quella che funzionava di più che del, e qui ho cito una cosa di Sciascia che dice tra parente e amici e parente se possono fare le corna perché nudo sa bene. E questo è anche vero. Racconto di un viaggiatore immobile. Che cos'è un viaggiatore immobile? Come si può definire un viaggiatore immobile? Ah, guardi, questo viaggiatore immobile è una mia, come si dice, una mia definizione che serve per come si dice, per illustrare,
presentare un viaggio nella memoria e nei sogni, a cominciare dall'Alcantara e dalla loro straordinaria esistenza. Come esempio io porto le anguille dell'Alcantara. Guarda, non so se voi conoscete, vedete quanto tempo c'è ancora? Oh, no, quanto vogliamo. No, c'è questa storia delle anguille dell'Alcantara, che per questo è anche una cosa che le quale io poi da piccolo ci giocavo con loro, quindi perché stavo vicino sostanzialmente questi aspetti che trovo. Perché in effetti è molto particolare il fatto che lei abbia comunque... Lo posso anche accennare. In verità si tratta di un... le anguille partono dall'Alcantara attraverso, in parte quando il fiume è dove non c'è il fiume, cammina strisciando, certo. Arrivano giù a Naxos, sul mare, giardini Naxos, e poi partono e si fanno qualcosa come 5.000 chilometri, qualcosa del genere, attraversano lo stretto e vanno a partorire nella zona di Cuba praticamente, quindi da quelle parti lì. La cosa incredibile è che poi ritornano un'altra volta all'Alcantara. C'è questo viaggio che è una cosa interminabile praticamente. Quindi questo racconto indubbiamente mi ha fatto ricordare questo punto, una particolarità che ci sono nei miei racconti, che hanno comunque un fatto concreto. In verità io sono, come si dice, in questo racconto di un viaggiatore immobile, parto da noi siciliani. Questo, se me lo fate leggere, forse... Certo. Che è appunto la prima parte. Io di questo ne faccio una sorta di spettacolo. Questa sera voglio raccontarvi un viaggio, il viaggio di un figlio della guerra che non ha dimenticato le origini, la propria terra, la Sicilia, la magia di una condizione fantastica, ricostruita con un solo occhio, come fosse un telescopio, però fuori dalla mischia, da quell'ambiente, con la visuale di chi si è portato dietro un bagaglio che non è più recuperabile, poiché lasciato per anni in cantina decantato, tuttavia ricostruito con l'ignoranza della fantasia. Ecco, qui c'è un concetto interessante, secondo me. L'ignoranza della fantasia non sarebbe da sola sufficiente a riscoprire la magia della vita contadina, senza i tre elementi che sono la materia prima di ogni pensatore, cioè la memoria, la realtà, il sogno. La memoria è il passato, la realtà è il presente, il sogno è il futuro. Nel mio passato, nel mio presente e nel mio futuro c'è sempre la Sicilia. E ci sono ovviamente i siciliani, quelli che forse non esistono. Questo è un testo che ha avuto grande successo, veramente mi hanno premiato in Sicilia. Noi siciliani nasciamo con l'idea fissa di restare nella storia. Siamo sognatori, spesso capaci di realizzare i nostri sogni. Giochiamo con i sogni come a sottomuro. Abbiamo una gamba in più, la Trinacria, che non è solo la rappresentazione simbolica dei nostri punti cardinali, che sono tre, e non quattro come per tutti gli altri. Per noi il nord non esiste, è Roma il nostro nord, che è poi il nostro centro, simboleggiato dalla faccia della nostra sirena, il nostro amore ideale e virtuale che non ci fa paura. Abbiamo una cultura millenaria e perciò siamo saggi, anche quando siamo ignoranti, ma mai rossi. Siamo stampati, cioè contemplativi. Nasciamo 7.000 anni avanti o indietro, di
questo non sono certo rispetto agli altri. E quando il presente è incerto e di ieri gli altri hanno dimenticato tutto, sappiamo ricorrere al passato più remoto, alle nostre radici, alla nostra inconsapevole storia, e cerchiamo il futuro, rinvigorendo la memoria che è la sola a non morire mai definitivamente. Ritroviamo la ragione pura sotto forma di sogni o ideali, ci robustiamo nello spirito guardando la realtà che cambia velocemente con un solo occhio come fosse un telescopio. Diventiamo gattopardi, ironici e disincantati, ma al tempo stesso lirici e commoventi. Siamo unici nei rapporti di amicizia e ospitali come pochi, ma disprezziamo coloro che rubano o tradiscono la nostra amicizia. Noi siciliani siamo speciali e universali. Ecco. La Sicilia, e poi finito, la Sicilia l'ho tenuta in uno scrigno. L'esperienza da contadino dei primi 12 anni della mia vita l'ho cristallizzata e quando sono salito in Campidoglio, seduto praticamente sopra la storia, mi sono reso conto che quell'infinito irripetibile che avevo vissuto in Sicilia, saper fare il pane, coltivare l'orto, saper fare i canestri, e il formaggio, saper fare soprattutto il nocino, erano tutte cognizioni che mi hanno fatto apprezzare quel periodo, quella cultura, al punto da ritrovarvi i valori essenziali ancora utili all'uomo, soprattutto nei blackout, cioè nei momenti bui, valori da ricordare e da raccontare ai bambini di oggi. Ecco, c'è una sola cosa che è importante, che è collegata, e poi cambiava come raccontate ai bambini il passato, raccontate come sognavate il futuro, insegnate ai bambini come si fa il pane, raccontate ai bambini la guerra, insegnate ai bambini come si fanno i canestri dove mettere i frutti della terra, insegnate ai bambini come si coltiva un orto, raccontate ai bambini le gesta dei partigiani. Fate vedere ai bambini un partigiano prima che finisca. Insegnate ai bambini la libertà. Parlate ai bambini del cielo. Svelate ai bambini i genocidi dei traditori dell'umanità. Fatevi navigare nelle vostre storie, nei ricordi della vostra infanzia. Riaccendete i focolari. Fate suonare le campane della vostra memoria. Commuovetevi. Ecco, io sono uno che ha avuto nonni che lo hanno in questo veramente fatto crescere. E si vede, lei ha molta nostalgia per la sua Sicilia, vorrebbe essere lì, in Sicilia. Lei ha molta nostalgia per la sua Sicilia, vorrebbe tornare nella sua Sicilia invece che stare a Roma? Perché no, non è... Se ci torno, ho una casa, ho anche un orto, purtroppo non ci sono potuto tornare in questa fase, perché certo. Io ho 80 anni passati da 4 mesi, 5 mesi, e soffro di una bronchite cronica, per cui non so, in qualche maniera preoccupato di mettermi in viaggio. Se posso ci vado. I premi che ho avuto in Sicilia sono, secondo me, straordinari. Sono stato premiato alle gole dell'Alcantara per la sicilianità nel mondo. Io sono considerato uno che ha fatto per rappresentare la sicilianità nel mondo. E poi tanti altri premi. Io ho letto dei giudizi e dicono di lei, poi ho letto anch'io delle cose, ed è vero, dicono di lei che la sua dote, una delle sue doti migliori è quello di essere diretto, cioè di riuscire a rendere con semplicità quello che vuol far vedere alla gente. Questo non è facile. No, devo dire che non è facile, però per un contadino è facile. È facile, diciamo, non è difficile, senso che... contadino deve, sembra che faccia delle cose normali, invece no, non è così. Deve avere una capacità che abbraccia tutto, dall'inesperienza
addirittura la grande saggezza. Io ho avuto un nonno saggio, veramente saggio, uno di quelli che veniva, è una nonna che è una santa. Immagino che tutto il giorno usciva di casa con un po' di pane, con una bottiglia d'olio e qualche altra cosa da portare allora, quando la fame era fame. Non si scherzava. Certo. Della sua attività amministrativa politica, qual è la cosa della quale va più orgoglioso, della quale dice, ecco, questo sono proprio contento di averla fatta? Ma guardi, una delle cose per cui io vado veramente orgoglioso è intanto quello di aver, come si dice, rimosso soltanto, e soprattutto controllato. C'è quella storia di un tizio che io mi sono fatto, visto che non c'era, noi avevamo una specie di ufficio, di cose che doveva provvedere a risolvere i problemi dei senza tetto, doveva esaminare coloro che stavano. Questa commissione non funzionava, finché io, visto che non funzionava, mi sono autocandidato e sono inserito. E siccome ero la massima autorità, nel senso di queste cose, io ero il numero due dopo il sindaco, sono andato e facevo nozzate, mi creda, facevo nozzate. Ho detto ogni volta che andavo lì, ho detto quante volte mi sono tirato le fuori tutti. E così facevo. Poi se ne andavano gli altri, quindi rappresentanti del sindacato, questo e quest'altro. Quello del rappresentante del comune, oltre a me, che era un funzionario, doveva stare lì. Perché non so che gli facevo. Non l'amava, C'era. Una di queste volte mi hanno portato una catarpa, centinaia di separate, 10, 12, 13 anni. L'abbiamo fatta tutta, esaminata. Alla fine era mezzanotte e passa, ce n'erano rimaste, ce n'aveva la segretaria lì di questa commissione, due davanti. Mi fa, gli faccio dire, va bene, ci abbiamo finito oggi, presidente. Ma che abbiamo finito? C'è ancora un altro paio. Ah, ma queste sono difficoltose da risolvere. Difficoltose, come faccio dire, a me, scusate, paziente, che difficoltà c'è? Beh, una dice, non ha ricevuto la lettera, non è stata inviata la lettera. Dico, buono. E perché non è stata? Beh, è cominciato, dice, verbalizzi che deve invitare questo tizio per portare i documenti. Dico, l'altra? Ah, no, l'altra è una zona, dice, l'altra è proprio una situazione proprio complicata, difficile, ci vuole tempo. Si preoccupa del tempo, gli ho detto. Qual è il problema? E questo è uno che già gli hanno dato la casa due volte, arriva lì e la casa è occupata. Ah, andiamo bene, buona questa notizia. Perché dico, ma dove vive? Dice, vive in una grotta alla Garbatella. C'era un spazio pubblico, senza ovviamente di questo. E beh, però, ma dice, ma guarda, dice, comunque questo non ha diritto ad avere la casa. No, perché non ha diritto? Dice, perché non risiede a Roma? Non risiede a Roma, non era residente a Roma. Dico, perché? Dico, ma dove sta? Dice, da quanti anni? Da 10 anni, 12 anni. Scusi, ma che serve? Che mi dice non è residente a Roma? Sta dentro una cosa di Roma, che non è residente perché probabilmente c'è qualche problema tecnico, nel senso, dove mettiamo l'indirizzo? Alla Garbatella, nella grotta, a numero, come, da destra, da sinistra? Dico, questo, lei non si preoccupa di questa cosa. Dico, lo faccia venire, anzi, ho detto pure al direttore che era lì, la commissione casa, e gli ho detto, vabbè, questa quella, tanto la combo decidiamo e gli assegniamo la casa subito. E gli faccio fissare la casa per sabato successivo.
l'ho fatta seduta l'indomani. E dico, quando gli ho detto al direttore, dico, direttore, metto un orario che ce devo, voglio venire pure io. Voglio vedere che c'è. E gli diamo una casa alla Magliana, un complesso che era lì, questo. E allora sabato io mi parto, vado lì, vado a quello gli ho detto venga, così, il direttore quando sa, sente che c'ero io, invece vuole che presente questo è il proprio sfortunato. Perché sfortunato? Dico, no, ma perché è fortunato, ha trovato a me che se ne occupa, non è fortunato. E lei, come dico, perché è fortunato? E dice che quello che deve consigliare la casa, dice, sta andato, non so, in missione, non so dove era partito. E allora, e dice, no, mi dispiace. Chiamo il presidente del settore, lì, che appunto di quella zona, che stava su a Monteverde, mi deve mandare di una sola, ci metto io, dico, intanto lei chiami i due vigili che vengono lì. Chiamo questo presidente, gli ho detto, senta, mi deve fare una cortesia, devi mandarmi uno, un fabbro, un qualcosa, perché bisogna cessare la porta, perché io non lo faccio, questo qui che va lì. Non le dico quello che non si apre, la porta che non si apriva, la vera non era incatenata, mi è venuto il dubbio, tutti che mi facevano firmare dichiarazione di responsabilità, che ero io, perché dovevo passare, non sapevano mai cos'era quella porta. Non le dico quello. Finché alla fine questa porta è stata buttata giù. E quello poveraccio ha detto solo una cosa, devo dire. Ma chi l'ha mandato Sant'Angelo del Paradiso? Lasci perdere il Paradiso. Insomma, finalmente ha avuto la casa. Non le dico che non mi ha detto grazie, ma comunque io potevo andare a trovarlo. Ma questo era, lui era riferato perché era la quarta volta che questo gli davano la casa e dove la casa che gli davano. Io ho avuto il sospetto che poi stavolta questa casa che era tutta un paradiso, vuoi vedere che. No, ma quello che mi preoccupava di più è che se ne andavamo a svuotare, come si dice, passa la porta a una casa di un privato, non era così. C'era certo. Un reato. Certo. Queste sono purtroppo le cose che... Ma ne posso raccontare tantissime. Questi sono episodi che gli sono valsi il titolo di Don Chisciotte della politica, perché questi sono veramente battaglie... Sancho Panza più del Don Chisciotte. E invece ti ho mandato sì, perché Sancho Panza era quello che faceva lo scudiero. Sì, Sancho Panza è il mio punto di riferimento, anche perché l'amministratore, capito? Perché poi Sancho Panza nelle vicende di Don Chisciotte è quello saggio, è quello che vede le cose nel modo giusto, Sancho Panza. Quindi no, in questo era veramente... seguiva Don Chisciotte, però lo faceva le grandi battaglie ideali, cioè, certo. Poi dopo la cosa bella di Sancho Panza è che Don Chisciotte gli aveva promesso che lui sarebbe stato fatto governatore. Ricco. Esatto. Insomma, qui passavano gli anni, questo non si chiamano mangiare. Però un giorno l'ha chiamato Don Chisciotte, gli ha detto, e io mi sono spostato, qui non andiamo per strade, non si mangia, non si beve, non è niente. Dice, ma mi doveva dare le cose, non me dà lì. Mi doveva fare direttore del qua, direttore del governatore, non ha fatto niente, giro, ha saluto. Quello Don Chisciotte gli ha detto di tutti i colori, di questo, di quest'altro. Quello si è messo a piangere, gli ha detto, avete ragione voi, però gli ha detto, sei un asino, però per essere asino mi manca la cosa, se voi me la volete mettere, io sono contento.
si fa, nel frattempo il uomo dice tu non te ne vai, perché nel momento in cui io già ti stavo dicendo che eri stato, te nominavo governatore dell'isola di Barazzeria, perché non esisteva neppure. Insomma, per farla breve, questo gli fece, dice però che è ignorante, io devo, gli scritte tutte le cose che doveva fare il governatore. Sta giocando il dovere, del leggere e scrivere. Però capito queste cose, le buttò, e gli capirono questi burloni, nobili burloni che non sapevano, che non avevano niente da fare, che avevano queste cose, gli organizzarono una messa in scena del farlo amministratore dell'isola del Barazzeri, governatore dell'isola del Barazzeri. Questo andò lì, lo mise, gli portavano un macello di problemi da risolvere, questo come non fosse niente, risolveva tutti i problemi, con una, cioè, meglio con una saggezza più di Salomone. Insomma, per farla poi, però dopo 10-15 giorni si è stancato, ho detto, ma io non sono andato per fare San Pietro, San Pietro, San Pietro a Roma. Cioè io sono andato per fare questo, per fare quello, sono il contadino, per fare questo. E se ne va. Ecco, questo era purtroppo San Pietro. Poi quando ha letto che tirava la moglie, che era una cosa sì, strepitosa. Un'altra bella vicenda. E invece, come arti... Come artista, qual è la cosa che ha fatto che le piace di più pensare di essere riuscito a scrivere o a realizzare come artista? Ma come devo dire, come artista, forse il settore più importante che di cui mi sono occupato è certamente quello lì dei monumenti, la memoria, tre cose che sono lì. Ho dovuto il monumento alle foibe, l'ho fatto io, per ritrovare perché... Roma, passare la Laurentina, e lo vedete proprio nel piazzale a distanza la stazione della metro B. E certo. Poi tutta una serie di cose ho fatto. Anche perché queste restano nel tempo, sono memoria che resta questa, quindi queste sono opere importanti. E adesso che cosa hai in mente di fare come artista? Che cosa, c'è qualcosa che... Ma io intanto vi vorrei invitare a venirmi a trovare. Ma lo faremo sicuramente, questo appena si potrà lo faremo. Vedi che io sia a Roma, io non sto a Roma, io sto in campagna, sto a Rociglione. Bene. Sono in campagna. A Roma ci vengo proprio un poco, anzi non c'è più neppure la carne. Quindi qui io lavoro in maniera, come si dice, faccio l'ortolano, però scrivo, oggi ho scritto due o tre cose importanti, soprattutto dipingo, ecco, dipingo, scolpisco, una serie di cose. Allora, facciamo così, anche per non tediarla, perché è più di un'ora ormai che siamo insieme, noi prendiamo l'impegno di venire quando ci si potrà muovere in sicurezza, in tranquillità, e così vedremo anche le sue opere, le filmeremo, i quadri. Sì, io buttare una casa dell'arte, per esempio, dove però tutte, nonostante il sindaco non funziona sotto questo aspetto, però la fare più. C'è altre cose da fare, dire parolacce. Infatti. È pagato, dice che prende 20.000 euro ogni mese. Ecco, e perché poi è pagato, consigliere regionale dell'Emilia Romagna, sindaco di Sutri, che è una grande città. Che non so come si fa a fare. Evidentemente. Perché sicuramente. Vi farò vedere alcune cose particolari. E noi verremo sicuramente a trovarla, anche perché ci sono cose, adesso abbiamo raccontato qualcosa, ma così a distanza è difficile. La mia figlia che fa la didattica con gli asini. Sì, no, ma verremo a trovarla e vedremo
insieme di ricostruire un po' ancora meglio questa sua, questo suo percorso di vita, anche attraverso le sue opere d'altre, oltre che attraverso i suoi scritti, perché anche di questo dobbiamo lasciare memoria, di questa arte che lei ha disperso un po' qui, un po' là, ma dobbiamo trovare il modo di raggrupparla. Le ringrazio veramente. Per grazie. Adesso, per adesso no, l'ho rassegnato, devo dire, non è che non fai niente. Certo, e certo. Le rivedranno i poster, come diceva lui. Ma faremo qualcosa, faremo di importante. Io intanto la ringrazio di essere stato con noi per più di un'ora, quindi l'abbiamo tediata anche abbastanza oggi, e ci diamo un appuntamento per quando ci si potrà vedere fisicamente. Esatto, così con piacere. Faremo lì vedere del 2, un piccolo intervento, vabbè, vedo di accontentare. Ma noi aspettiamo, non abbiamo fretta, anzi più tardi veniamo e più vediamo opere contemporanee che lei sta scrivendo, sta dipingendo, sta scolpendo, quindi più tardi veniamo e più cose abbiamo da vedere. E questo la ringrazio e la saluto per essere stato con noi. Grazie mille.